Ciao ragazzi, in questo video, questo sarà un video un po' particolare, no? Prendendo spunto appunto da diverse pubblicazioni di Darwin Ortiz, sarà un video prettamente teorico, perché è vero che noi nel corso degli anni abbiamo parlato di teoria tante volte, ma è tutta un po' spersa nei vari video, quindi questo vuole un po' essere un video che racchiuda buona parte della teoria di base della magia. In un altro video con Nick, quando parliamo dei libri di Ortiz, siamo passati velocemente su questi suoi due testi, qua mi soffermerò un po' di più. Quindi nel 94 Darwin Ortiz pubblica Strong Magic, Creative Showmanship for the Close-Up Magician, quindi come creare una buona magia nel close-up, ma in realtà molti concetti sono applicabili a tutta la magia. Tra l'altro un libro che io, come potete notare, ho divorato, si sta distruggendo praticamente. Qualche anno dopo, nel 2006 mi sembra, se no, sì, 2006, esce con questo secondo libro teorico, ma chiamarli libri teorici è un po' riduttivo, poi vedremo perché, che è Design Miracles, Creating the Illusion of Impossibility. Quindi prendendo un po' spunto da questi due libri, dall'indice, ok, parlerei un po' di teoria, ma la cosa interessante di questi due libri di Ortiz è un autore amato o odiato, o lo ami o lo odi. Conosco persone che parlano benissimo di questi libri, soprattutto di Strong Magic, conosco persone che ne parlano malissimo. Ma dal mio punto di vista l'importante di libri di questa natura è che ci facciano riflettere. Quindi che ci piaccia o non ci piaccia il contenuto di Strong Magic o di Design Miracles, ma se ci ha fatto, la sua lettura ci ha fatto riflettere in maniera più approfondita sulla magia, secondo me il risultato l'ha comunque raggiunto. Per esempio, nelle varie cose, nei vari commenti a Strong Magic, John Carney dice: perlomeno una discussione aperta e sincera sulla la performance, sulla rappresentazione del close-up. Quindi i seri performer di close-up dovrebbero accogliere questo libro a braccia aperte, studiate e imparate. È stato elogiato da una marea di autori e performer strafamosi, a partire da Tamariz, David Williamson, Paul Gardner, David Roth, Michael Skinner, John Carney, l'ho detto, Bob Reed e via dicendo. Strong Magic si concentra sulle tecniche, per quello che non è solo un libro teorico, sulle tecniche per creare magia, mentre Design Miracles si concentra su proprio la costruzione dei giochi di prestigio dell'effetto magico. Ciao ragazzi, scusate l'interruzione, solo per ricordarvi che potete ancora trovare il mio fascicolo Le basi per imparare l'arte dell'ipnosi, suggestioni, nel quale tratto appunto le basi e degli effetti pseudo-ipnotici dalla sicura riuscita, che sono l'anticamera per imparare quest'arte affascinante che è l'arte dell'ipnosi. Dove lo potete trovare, dove lo potete acquistare? Ovviamente su Talking Magic, a questo link. Quindi io prenderò un po' spunto dall'indice e parlerò di diversi aspetti fondamentali per chi vuole eseguire magia fatta bene. Quindi il libro si apre con un prologo, a parte l'introduzione dello stesso Tamariz, la prefazione, scusate, poi l'introduzione di Darwin Ortiz, si apre con un prologo che ha come sottotitolo una teoria piccola, teoria spicciola. Quindi magia come mistero, come rendere la magia memorabile, l'esperienza magica, l'attitudine di challenge, di sfida, la mentalità legata ai puzzle, l'illusione dell'impossibilità, come raggiungere le emozioni, e quindi divide tra un credo, no, la credibilità intellettuale contro quella emotiva-emozionale, l'arte della narrazione. Poi si parte con la prima parte appunto del libro, che è l'effetto. E qua introduce degli aspetti molto importanti se vogliamo creare una buona magia. Il primo capitolo si intitola Clarity, chiarezza, e i sottotitoli sono lo scopo della chiarezza, interpretazione, selezione,
liberare la fantasia degli spettatori e le tecniche che aiutano a chiarificare quello che sta succedendo. E questo è molto importante, si ricollega volendo la definizione di Ascanio dell'effetto magico, cioè il contrasto tra una situazione iniziale e una situazione finale. Cioè per Ascanio l'effetto magico è il contrasto tra una situazione iniziale e una situazione finale. Il problema è che spesso quando abbiamo davanti un prestigiatore che non è molto bravo, molto in gamba o che ha studiato seriamente la prestigiazione, si crea appunto la confusione. Invece uno dei segreti per fare buona magia è la chiarezza. Perché? Perché se la situazione iniziale non è chiara, o la situazione finale non è chiara, o peggio ancora, sia quella iniziale che quella finale non sono chiare, non si è in grado, noi spettatori, metto la parte dello spettatore, di vivere questo contrasto e quindi non si può vivere la magia. Ci sono mille errori di costruzione, di showmanship che rendono non chiare le situazioni, dai più banali a quelli più perniciosi. Ora non entro troppo nel dettaglio perché non c'è tempo, magari faremo poi dei video dedicati ai vari capitoli del libro, però adesso ripeto, raccogliamo così come cultura, infarinatura generale su questi concetti, no? Quindi per esempio io anche un errore tipico è ritrovo una carta, non è la carta scelta, ma con la carta scelta già c'è attenzione. Ma supponiamo che io voglia fare un cambio di una carta per un'altra che non è scelta, un errore tipico magari dei dilettanti è non far vedere bene qual è la carta iniziale che poi cambierà. Quindi per esempio scegliere due carte molto simili. A volte dico delle ovvietà, ma sapete che tutto diventa ovvio nel momento in cui ce lo ricordano. Per esempio faccio cambiare la donna di fiori nel re di fiori. Se io mi muovo molto, come spesso fanno i dilettanti, gli amatori che sono anche in ansia, mi muovo molto mentre faccio vedere la carta, poi la cambio, quella cambiata, continuo a muoverla, prima di metterla sul tavolo faccio in basso, c'è il rischio che l'effetto non passi, non sia proprio chiaro l'effetto. Ovvio che adesso sto esagerando, ma non più di tanto, quello che potrebbe succedere. Quindi ragionare sulla chiarezza dell'effetto è molto importante. Poi ci sono appunto le tecniche chiarificatrici, oppure si usano delle tecniche per... Ma in realtà, per sua natura, il trucco non dovrebbe esistere nella mente degli spettatori. Il capitolo 4 è sul meaning, che in un certo senso è il tema. Infatti si parla di gambling, di grifting, cioè le truffe, poteri extrasensoriali, l'occulto, la magia, i soldi, il sesso, noi stessi. Scegliere il metodo migliore. Quali sono i criteri? Sono poi parla della magia visuale, quindi come contrapposizione, contrappunto a quella intellettuale.